Quando abbiamo ospiti viene fuori il migliore, la miglior parte dell'intervista. È un peccato veramente non poter fare mezz'ora di chiacchierata, perché mentre ascoltavamo questa canzone dei Piccola Bottega Baltasar, abbiamo parlato un po' dell'origine della passione per il fumetto di Paolo Castaldi, perché il fumettista è uno dei pochi mestieri, secondo me, dove tu non solo deve piacerti quello che fai, ma deve le tue produzioni, ma anche quello che fanno gli altri. Anzi, prima viene il fatto che ti piace quello che fanno gli altri. Dove inizia la tua passione per il fumetto? Qual è il primo numero? Domanda classica e Sì, banalissima, però. Uomo ragno, dico Uomo subito, cioè ragno. escludo i topolini perché i topolini un po' bene o male li passano per le mani a tutti, ma non è una cosa consapevole, nel senso almeno per me io me li trovavo a casa e li Certo. leggevo, invece sono andato, avevo nell'89, quindi avevo 8 anni, sono andato in edicola e comprai con la mancetta un uomo ragno, ma assolutamente a caso, io non sapevo chi fosse l'uomo ragno, mi piaceva la copertina. L'ho comprato, l'ho letto così in giardino e giuro, questa non è una leggenda, però tornai a casa e dissi: mamma, voglio disegnare fumetti da grande. Ma lei tra l'altro si ricorda ancora benissimo questa cosa, perché mi fulminò, cioè dicevo: ma no, si possono dire un sacco di cose, no? Con una matita e delle scritte, cioè puoi far vivere avventure come quella che ho appena letto, che mi sembravano bellissime, cioè comunque un po' più... mi sembravano un po' più mature, ad esempio del topolino, comunque che avevano anche l'uomo ragno, iniziava anche a introdurre dei temi insomma particolari, oltre all'avventura che comunque mi piaceva un sacco, così, e mi fulminò proprio. Da lì iniziai la collezione, poi ho iniziato a prendere altri supereroi Marvel, poi piano piano sono arrivati i manga e poi col tempo crescendo sono arrivati i primi Ugo Pratt, Andrea Pazienza, il fumetto d'autore. Insomma, mi sono fatto un po' l'idea di cosa si pubblica in giro, ecco. Credo che uno dei grandi problemi del fumetto Marvel, te lo dico anche per esperienza mia personale, che è vero, creano tutto un mondo che ti obbliga a comprare qualsiasi cosa. Come è vero, vero. No, sì, soprattutto ultimamente quando sono ultimamente che davvero adesso è Un parco quasi. testato è raddoppiato nel giro di 2 anni, una Sì, cosa no, incredibile. ma adesso è una questione proprio studiata a tavolino, c'è dietro il direttore marketing, cosa che magari prima la Marvel non aveva, era un po' più la bottega del fumetto dove si creavano delle belle storie, così. Adesso si stringe, comunque si strizza l'occhio al cinema, che comunque ha bisogno di personaggi sempre freschi ogni anno, da inserire nei film. E insomma, comunque tanti personaggi vuol dire tanto merchandising. Sì, è un po' brutta ridurla poi a questi termini, però spesso è anche questo che fa ampliare così tanto il parco. E seguire le saghe è diventato anche abbastanza, sì, dispendioso, soprattutto per magari un ragazzino che non ha lo stipendio. vabbè, o che prende 200 euro consegnando le pizze in un Anche, mese. esatto. Ogni riferimento Ogni naturalmente. riferimento è puramente casuale. La vita di ogni lettore di fumetti, ma immagino anche la tua, ruota intorno allo scenario della fumetteria. Come vivi tu l'esperienza con la fumetteria? Allora, la fumetteria come la vivo? La vivo che c'è stato un periodo che la Dove ci vivevi? fumetteria, sì, ci passavo tantissimo tempo in una fumetteria a Milano che era proprio intasata di fumetti, odorava, sprigionava fumetto da tutti i pori e Dove? c'erano Vediamo se è vecchi, la stessa. Eh vabbè, la classicissima borsa del sì, la migliore. fumetto. Senza ombra di dubbio, la migliore C'è chi ha fumetteria di letto Milano. fumetti a Milano c'è passato, Eh quindi sì. perché ci trovi quello usato che ti mancava, ci trovi nuovi arrivi, così, anche se ha un po' questo fascino Caotico. incasinato, caotico. Poi dopo ne ho frequentate altre, un po' più patinate, pettinate, tipo Super Pergulf. Gulf, quindi che vedi invece tutto bello esposto, sembra la boutique di Armani. E niente, insomma, e quindi niente che dire, cioè, ci ho passato tanto tempo, sono molto utili per capire cosa c'è in giro. Adesso si dice che non hanno tantissima fortuna, perché parecchi stanno chiudendo, però ti dico, non è, non so, Non non ho mai avuto questa provato, impressione, no, sinceramente. ma sì e no, cioè non so, a Milano no, non ho avuto questa impressione perché quelle che frequento io sono aperte e hanno gente dentro, però insomma si dice questa cosa qui. Perché alcuni fumetti si trovano adesso anche in In edicola. libreria e così, insomma.